visto che non ci sono state nuove alleanze, a chi si rivolge Andrea Mirandi, chi si rivolge alla sua coalizione per questo fine turno elettorale? Ci rivolgiamo sempre a quelle persone che credono in questa città, che credono che sia importante dare continuità, che credono che i progetti avviati devono essere completati. E questo, come dire, è la prospettiva che andiamo a creare. Se vogliamo il cambiamento vero, dobbiamo assolutamente credere in questo elemento forte della continuità. In caso di vittoria, la giunta, la farete il 25 o già avete qualche idea su chi potrebbe comporre la squadra di governo? Ovviamente la giunta la si fa a quella data, però posso già anticipare che ci saranno forti elementi di cambiamento. Abbiamo da continuare questa spinta del 2010 all'innovazione di una classe dirigente e quindi posso tranquillamente dire che ci saranno nuove persone che entreranno a far parte della squadra e quindi questo, come dire, darà anche il segno della volontà di continuare in questo cambiamento che abbiamo avviato in questi anni. Con quali parole pensi di poter convincere i roveretani a votarlo il 24 maggio? I roveretani ci hanno ovviamente conosciuto in questi anni, hanno capito l'idea che abbiamo di città. La visione di lungo periodo è quella che vuole la persona al centro delle nostre progettazioni. Vogliamo una città sicura, una città dove le persone possono stare tranquille nelle loro possibilità di incontrarsi. Penso al tema dei bambini, delle famiglie. Insomma, noi cerchiamo oggi questo tipo di messaggio, cioè diciamo che siamo davanti a un bivio, abbiamo l'opportunità veramente di cambiare pagina, dando una stabilità di governo di almeno un decennio e dall'altra parte abbiamo invece un ripiegamento sull'ordinarietà. Chi si è rivolta alla coalizione di Francesco Valduga per tentare di vincere il ballottaggio il 24 maggio? Noi ci rivolgiamo, come già del resto in occasione del primo turno, a tutti i cittadini roveretani, a 360 gradi, perché noi pensiamo che la città sia ricca di persone libere e forti che hanno voglia di cambiare l'amministrazione di Rovereto. Un'eventuale vittoria significherebbe che in giunta rivedremo nomi che già hanno partecipato alle giunte, o invece è tutto aperto il discorso? Il discorso è assolutamente aperto, ho visto in questi giorni che c'è chi si è esercitato ad ipotizzare delle giunte di un'eventuale coalizione, in caso di un'eventuale vittoria della coalizione civica, e in realtà di giunta si parlerà solo dopo il 25 di maggio, se vinceremo. Un appello per convincere i suoi elettori, o gli elettori, diciamo, roveretani, perché debbano votare lei e non Valdu, e non Mirandi. L'appello è la conseguenza della prima domanda che mi ha fatto. Noi ci rivolgiamo alle persone libere e forti perché in questo momento abbiamo la sensazione che i partiti stanno cercando di occupare il potere piuttosto che servire una comunità. E lo vediamo anche dai litigi di questi giorni in cui abbiamo addirittura all'interno di un partito di maggioranza un capo partito, l'ex presidente dell'AI che definisce la segretaria di partito proprio sul vostro giornale oggi, se non sbaglio, patetica e insopportabile. Ecco, noi dobbiamo uscire dalla litigiosità di questi partiti, dobbiamo cominciare a ragionare per il bene della città, per il buon governo della città e questo lo possiamo fare attraverso delle coalizioni civiche in questo momento. Grazie.